Questo video è sponsorizzato da JLC PCB, un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati, che con tariffe bassissime permette di ricevere PCB di ottima qualità in pochi giorni. L'azienda è leader mondiale nella produzione di circuiti stampati ed usa macchinari di ultima generazione per garantire un elevato standard di qualità. Potrete ordinare al costo di soli $2 10 prototipi con un tempo di produzione di soli 2 giorni. Basta fare l'upload dei file Gerber sul sito, specificare i dettagli costruttivi e le quantità e attendere. In questo periodo potrete ricevere PCB di ogni colore a $2 ed uno sconto di $20 sulle spese di spedizione del primo ordine. Oggi ci occupiamo di uno strumento molto utile in elettronica. Si tratta di un analizzatore di spettro. Allora, è uno strumento che da un punto di vista economico è abbastanza impegnativo, però per chi lavora nel mondo delle radiofrequenze, frequenze più elevate o problemi di interferenza elettromagnetica, è uno strumento di cui non si può proprio fare a meno. Lo strumento è un Sigilent modello SSA3032X. All'interno della scatola abbiamo ovviamente lo strumento, cavo USB per collegamento al computer, cavo d'alimentazione, certificato di calibrazione e una kick guide per l'utilizzo immediato dello strumento. Facciamo prima un breve richiamo di teoria sul principio di funzionamento dell'analizzatore di spettro. L'analizzatore di spettro è l'equivalente in frequenza di quello che è un oscilloscopio nel dominio del tempo. Quindi a fronte di un segnale in ingresso rappresenta in frequenza, per ogni singola componente di frequenza, l'energia associata a un particolare segnale. Per realizzare questa funzione quindi esistono diverse possibilità. La più antica è quella a banco di filtri e in pratica questo analizzatore di spettro ha tanti filtri che selezionano le componenti in frequenza del segnale e le portano in uscita. Quindi il segnale viene isolato sulle sue varie componenti e praticamente in tempo reale si fa vedere l'energia abbinata ad ogni portante. Questo tipo di tecnica però presuppone la presenza di tanti filtri molto costosi e anche complessi e sicuramente ha un limite sulla massima frequenza di funzionamento. Ecco che allora si utilizza la tecnica della superetterodina o della fast Fourier transform. I moderni analizzatori di spettro tipicamente le utilizzano entrambe. Cominciamo a osservare il principio della superetterodina. In pratica è uno schema inventato a inizio secolo che viene utilizzato anche nei ricevitori radio e presuppone questo schema a blocchi. Invece di utilizzare tanti filtri per selezionare le varie componenti, lo schema prevede un attenuatore, quindi per andare a regolare il livello in ingresso, un amplificatore per poter lavorare con livelli di segnale accettabili al resto della catena, un filtro passabasso che sarà utilizzato per la funzione di anti-aliasing che andremo a dettagliare nel seguito, un mixer che è un oggetto che esegue matematicamente il prodotto di questi due segnali, un filtro a frequenza intermedia, quindi un passabanda centrato su una frequenza opportuna chiamata IF, frequenza intermedia, ed infine un misuratore del livello di energia che esce da questo filtro. Il principio si basa sul battimento che si ha fra due segnali, quello generato da un oscillatore locale e quello appunto da analizzare. Infatti il mixer, andando a eseguire il prodotto di questi due segnali, va a creare, essendo un componente non lineare, delle nuove frequenze e in particolare una frequenza somma e differenza della frequenza dell'oscillatore locale e della frequenza del segnale da analizzare. La frequenza somma verrà tagliata da questo filtro, viceversa la differenza della frequenza locale rispetto a quella d'ingresso verrà estratta da questo filtro che lavorerà sempre alla sua frequenza di progetto. Per cui il concetto è che l'oscillatore locale andrà a variare la frequenza in modo da riportare il segnale in ingresso sempre nella banda del filtro che abbiamo progettato. Facciamo un esempio. Supponiamo di voler misurare un segnale in ingresso che contenga una componente a 5 MHz. Su questo diagramma ho rappresentato, sull'asse orizzontale, le frequenze. Questo è il nostro segnale d'ingresso alla frequenza di 5 MHz. Supponiamo che la frequenza intermedia del nostro analizzatore di spettro sia posizionata a 20 MHz. Ecco che allora andrò a regolare l'oscillatore locale a una frequenza tale per cui la differenza fra
l'oscillatore locale e la frequenza di ingresso capiti esattamente sulla banda del mio filtro di IF. Quindi nel caso che abbia 5 MHz in ingresso, la frequenza dell'oscillatore locale sarà 25 MHz, di modo che la differenza faccia appunto 20 MHz e io riesca a lavorare estraendo questa componente. La frequenza somma sarà 30 MHz, ma sarà tagliata ovviamente da questo filtro IF. Quindi, come avviene nei ricevitori radio super eterodina, la frequenza dell'oscillatore locale viene variata per far sì di far lavorare il nostro analizzatore sempre in questa banda molto stretta. In questa maniera il filtro IF è un filtro molto preciso, costoso, che però lavora sempre alla sua massima prestazione. L'analizzatore di spettro deve analizzare in frequenza tutto l'asse delle frequenze. Ecco che quindi l'oscillatore locale farà uno sweep, come si dice, andrà a modificare in maniera dinamica la frequenza, facendo in modo di scansionare appunto tutta la banda del segnale d'ingresso. Il filtro passabasso posizionato prima del mixer è molto importante ed è chiamato filtro anti-aliasing e serve proprio per eliminare questo effetto. L'aliasing, infatti, è quel fenomeno per cui si viene a creare una frequenza immagine. Supponiamo infatti ad esempio che in ingresso sia presente una frequenza elevata di 45 MHz. Per quello che abbiamo detto, siccome l'oscillatore locale sta lavorando a una frequenza di 25 MHz, si vengono a produrre due righe, somma e differenza. Quindi nel caso di 45 MHz avremo una riga a 70 MHz, ma anche una riga a 20 MHz. Per cui andrebbe a entrare questa frequenza nel nostro filtro IF. Quindi se il segnale da analizzare contenesse oltre alla riga a 5 MHz anche una riga a 45 MHz, per il fenomeno dell'aliasing si verrebbe a creare appunto una frequenza immagine sempre a 5 MHz. E in questo caso l'analizzatore di spettro leggerebbe male, perché avremo il contributo a 5 MHz della nostra riga più il contributo della frequenza immagine. Ecco che quindi, se introduciamo un filtro passabasso, la frequenza a 45 MHz verrebbe tagliata e quindi eviteremo appunto questo fenomeno dell'alias. Tutti questi blocchi sono di origine digitale ed hanno la possibilità di operare anche la trasformata di Fourier, che è un'operazione matematica che viene eseguita sui campioni digitali in modo da estrarre l'ampiezza delle singole componenti armoniche che costituiscono il segnale. I parametri principali di un analizzatore di spettro, per le caratteristiche tecniche, riguardano lo sweep time, cioè la rapidità con cui l'analizzatore esegue la scansione dello spettro in frequenza, la resolution bandwidth, chiamata anche RBV, che indica qual è la risoluzione massima a cui io posso distinguere le frequenze, in particolare qual è la minima frequenza che io posso discriminare a livello di granularità nell'analisi di frequenza, lo span, che è la larghezza in frequenza massima, quindi qual è la finestra di frequenza massima che io posso visualizzare, il noise level ci indica quanto è rumoroso l'analizzatore di spettro. In pratica ha a che fare col rapporto segnale-rumore, cioè ci dice in realtà qual è il minimo segnale o la minima ampiezza di segnale che riusciamo ad apprezzare con questo strumento. Ed infine la accuracy e quindi la precisione dello strumento stesso, che si basa su come è realizzato in termini di oscillatore locale e precisione dei filtri che sono integrati nello strumento. Vediamo ora il Siglent SSA3032X. Ho collegato il cavo di rete e vedete che il bottone è leggermente illuminato per indicare che c'è tensione di rete. Se lo spingo, il sistema comincia a fare il boot. Questo analizzatore ha uno span da 9 kHz fino a 3.2 GHz con una risoluzione massima, quindi un RBV di un solo Hz. Si presenta con un display abbastanza ampio, 1024x600. Direi che è decisamente poco rumoroso, infatti ha una ventola ma non si sente assolutamente, e presenta un'interfaccia classica con connettori di tipo N. Le impostazioni di default prevedono uno span di 3.2 GHz, quindi su tutta la banda, center frequency esattamente alla metà, a 1.6, con uno sweep time che al momento con la risoluzione attuale è di 312 millisecondi. Significa che
la spazzolata su tutto lo span di 3.2 giga impiega appunto 312 millisecondi. La risoluzione in frequenza attuale RBV è indicata qui in basso e attualmente è settata su 1 MHz. Come in un oscilloscopio, i controlli principali si trovano accessibili subito e riguardano la frequenza, lo span e l'ampiezza. Poi ho un bottone di autotune che, se viene premuto, fa la ricerca automatica del picco e lo posiziona centrandosi direttamente sul picco. In questo caso è stato trovato un picco a 3.06 GHz di frequenza. Se voglio ritornare nella condizione precedente di span, spingo il bottone di preset. Attualmente lo strumento sta captando sui suoi connettori questo tipo di rumore di base. Se volessi verificare il suo rumore, che abbiamo visto essere un parametro fondamentale, dovrei terminare l'ingresso, quindi questo RF input, su un'impedenza caratteristica di 50 ohm. In questo caso, quindi, potrei andare a leggere il plafon di rumore dello strumento, proprio dello strumento. La scala verticale è in dBm, dove abbiamo il reference level, che è lo 0, che è il massimo livello di potenza accettabile dello strumento. A seguire abbiamo la scala negativa, sempre in dBm, e vediamo che attualmente il livello di segnale presente in questa condizione è di poco sotto i meno 60 dBm. Se voglio cambiare lo span, agisco sul bottone frequency e vado a definire la frequenza di start, ad esempio, come col tastierino numerico potrei dire 1 GHz, la frequenza di stop potrei limitarla ad esempio a 2 GHz. Ecco che abbiamo quindi che la finestra adesso è da 1 giga a 2 giga e vediamo che lo sweep time ovviamente è calato, perché la scansione in frequenza invece ha la gamma completa di 3.2 GHz e solo di 1 GHz, da 1 a 2. Se voglio lavorare sullo span, agisco sul bottone corrispondente, ad esempio posso cambiare tipo di scala X, passando da scala lineare a scala logaritmica. Ecco che qua riesco ad apprezzare molto meglio le variazioni con grande differenza. In particolare vedo che nella prima parte dello spettro ho praticamente il livello massimo che viene assimilato al reference level, dopodiché ritrovo la mia curva di prima attorno ai meno 60 dBm su questo spettro di frequenze più elevato. Posso fare degli zoom utilizzando i bottoni laterali, tipo uno zoom in mi va a prendere esattamente la finestra che ho selezionato, o andare in modalità zero span. In questo caso significa che vado esattamente, span 0 Hz, alla frequenza a cui sono posizionato, in questo caso 1.6 GHz. Rispetto allo schema che abbiamo visto prima, zero span significa che l'oscillatore locale non swippa, cioè rimane inchiodato alla frequenza di centro. Questo tipo di modalità è molto utile per caratterizzare il livello di rumore dello strumento stesso. Come in un oscilloscopio, posso agire anche sulla scala verticale tramite il bottone Amplitude. Posso in prima battuta cambiare il reference level, invece di 0 dBm posso cambiarlo. Posso decidere l'attenuazione in ingresso, proprio come un oscilloscopio che ha il rapporto di attenuazione della sonda, posso decidere in maniera manuale col tastierino qual è il livello di attenuazione. Posso abilitare o meno il preamplificatore, che è una funzione appunto dell'analizzatore di spettro. Cambiare le unità, come vedete il default è dBm, ma ci sono tutte le altre unità che sono utilizzate specialmente per la caratterizzazione EMI dei segnali. Cambiare ovviamente la scala verticale, in questo caso ho 10 dB di visione, ma per esempio potrei mettere 20 dB e andare a cambiarmi la risoluzione verticale. E infine andare a inserire un offset sul reference o anche correzioni sulla scala verticale, come ad esempio l'adattamento di impedenza sull'ingresso RF. Lo standard è 50 ohm, ma potrebbe essere comodo avere 75 ohm come impedenza d'ingresso. I motivi per utilizzare un analizzatore di spettro possono essere i più disparati. Ad esempio, può essere molto utile se si vuole caratterizzare la purezza di una sorgente. Quindi, con un generatore di funzioni come in questo caso, voglio verificare se in effetti la forma d'onda prodotta da questo generatore è pura e qual è il suo contenuto armonico. Quindi voglio effettivamente verificare se il segnale prodotto contiene della distorsione. È uno strumento fondamentale per l'analisi di compatibilità elettromagnetica e quindi ci permette di verificare se una data apparecchiatura elettronica
rispetta i riferimenti normativi, quindi sia a livello di disturbi prodotti, ma anche a livello di robustezza rispetto a disturbi che provengono dall'esterno. In ambito delle reti di telecomunicazione si può utilizzare questo strumento per la modulazione e la demodulazione dei segnali trasportati su una certa portante. Lo strumento è anche dotato di un tracking generator, che è un'opzione software però che bisogna sbloccare. Andiamo a utilizzare l'ingresso RF input che ha un connettore N, per cui andrò ad utilizzare dei convertitori per poter riportare il mio connettore N su un cavo coassiale. Sull'input ci viene detto che viene tollerato un valore di continua fino a 50 volt massimi, che non è male. Però per stare tranquilli si possono utilizzare dei blocchi per la componente continua realizzati direttamente in connettore SMA, per cui posso andare a inserire in serie al mio ingresso questo blocco DC. Questo filtro per la continua lavora da 300 kHz a 3 GHz e sopporta una potenza fino a 16 W e esce con connettore SMA. Quindi per collegarlo al nostro analizzatore utilizzerò un convertitore connettore N SMA e andrò a inserire il nostro filtro esattamente da questa parte. Visto che voglio collegare un generatore di funzione che esce con BNC, vado a introdurre un altro convertitore da SMA a BNC. Ecco realizzato il collegamento, che andrebbe il più corto possibile per caratterizzare bene la nostra sorgente. Impostiamo il nostro generatore in sinusoidale con un livello di meno 30 dBm su una impedenza caratteristica di 50 ohm e andiamo a selezionare una frequenza di 10 MHz. Impostiamo la frequenza come start frequency ad esempio a 8 MHz, stop frequency ad esempio a 12 MHz e quindi avremo la frequenza centrale a 10 MHz. Se ora abilitiamo l'uscita del generatore di forma d'onda, ecco che compare la nostra riga spettrale come atteso, esattamente a 10 MHz e esattamente a meno 30 dBm. Se spingo sul bottone peak viene identificato il picco di cui viene riportata la misura qua in alto a destra. Spingendo su autotune l'analizzatore mi riporta il picco qui in alto a un livello appunto di meno 29 dBm e vedete come la purezza del segnale viene caratterizzata da questo livello di rumore che si attesta attorno ai meno 85 dBm rispetto a un picco di meno 30 dBm. In questo momento la mia risoluzione è di 100 kHz e sono alla frequenza centrale di circa 10 MHz. Posso cambiarla agendo su questo knob, è molto comodo, e vedete che alla frequenza di 10.8 il mio livello è meno 80 dBm. Agisco sullo span, vado a impostare 0 span e quindi il mio oscillatore locale si inchioda alla frequenza di 10 MHz, vedete che il livello è meno 30 dBm. Se voglio ritornare a full range, mi viene dato lo span completo a 3.2 GHz e qua noto il mio picco a 10 MHz. Ovviamente il livello non è meno 30 dBm come prima, perché sappiamo che l'accuratezza della misura in frequenza dipende dallo span e dall'RBV, cioè dalla mia risoluzione. In questo caso infatti ho una risoluzione di 1 MHz, ecco che se vado ad apprezzare la misura a 10 MHz, 1 MHz è una grana troppo grossolana. Questo è importante perché quando si fanno le misure in frequenza bisogna sapere esattamente la frequenza che si va ad analizzare. Per andare all'impostazione ottimale, di nuovo autotune, l'analizzatore mi riporta, secondo il picco massimo che ha rilevato, alle condizioni di visualizzazione ottimali. Per spostare la mia center frequency posso utilizzare anche i tasti, che in questo caso fanno degli spostamenti con granularità 1 MHz. L'analizzatore serve per vedere nei dettagli. Se voglio avere una risoluzione maggiore, agisco sempre sul mio RBV e invece di averlo automatico, ad esempio, scelgo di averlo manuale impostando 1 kHz di risoluzione orizzontale. In questo caso vedete che il mio spettro è molto più rifinito
e in effetti il mio tono sinusoidale si riduce a una riga molto stretta. Ovviamente più aumento la risoluzione, più la velocità di scansione diminuisce e ne ho comunque la sensazione con questa barra di progresso che scorre per far vedere appunto lo span in frequenza. Se porto il concetto all'estremo, ad esempio vado a selezionare una RBV di 10 Hz per dire, vedete che la scansione risulta molto lenta perché avrò un punto per ogni 10 Hz su una banda che comunque è abbastanza ampia, perché abbiamo detto che il nostro span va da 8 a 12 MHz. È interessante notare con una risoluzione più spinta come cambia anche il livello di rumore e di misurazione che viene effettuata. Per quanto riguarda lo span, c'è la possibilità di fare degli zoom in maniera veloce tramite i tasti zoom in e zoom out e si vede che la finestra di span viene adattata, per esempio qua abbiamo 80 MHz di span di finestra, se voglio aumentarla ancora 160 e via dicendo. Per quanto riguarda la misura verticale, se adesso vado a modificare l'ampiezza sul mio generatore di funzione, passo da meno 30 a meno 20, meno 10, vediamo come il nostro analizzatore insegue rapidamente. Sulla scala orizzontale, se agisco sul mio generatore per spostare la frequenza, vediamo come il nostro analizzatore di spettro segue in maniera rapida. Infatti abbiamo uno sweep time di soli 28 millisecondi su tutta la nostra finestra di span. Se ora imposto una forma d'onda quadra, posso andare a vedere tramite lo span, allargando la finestra di span, le armoniche di ordine superiore. Quindi vediamo la nostra fondamentale, vediamo che compare la prima armonica seguente, quindi in questo caso le dispari, quindi la terza e la quinta. Per quanto riguarda le misure, spingo sul bottone peak e a questo punto il marker mi si mette sul picco più grande ampiezza e mi dice 10 MHz meno 38 dBm. Se spingo su right peak, picco a destra, mi si posiziona sulla quinta armonica 50 MHz con un livello di meno 67 dBm. Se voglio avere una visione immediata, posso spingere sulla peak table e mi viene riempita la lista dei picchi. Questa tabella può avere fino a 16 posizioni. Nel caso di questa misura vedete che abbiamo i picchi che vengono misurati fino a 3 o 4 picchi, quindi riconosciamo la prima, la terza, la quinta armonica. Per la ricerca dei picchi ovviamente si può specificare la modalità con cui viene fatta andando a impostare le soglie per la ricerca. Modificando le soglie, qua vedo che vengono identificati tutti i picchi con i singoli indici e le rispettive misure. Se voglio effettuare il salvataggio di questa acquisizione, bottone Save, viene detto il tipo di file e a questo punto questo file viene salvato, ad esempio, sulla memoria esterna connessa qua alla porta USB. In questo momento la memoria di salvataggio era impostata come memoria interna, ci sono 80 MB liberi e tramite il bottone File si ha la situazione della memoria interna dello strumento. Spingendo sul bottone Mode si può definire la modalità di Reflection Measurement. In pratica viene abilitato il track generator, quindi il segnale che viene prodotto dal nostro strumento, e si potrebbe fare un'analisi collegando il nostro dispositivo fra la sorgente di tracking generation e l'RF input, e verrebbe mostrata la scansione in frequenza del nostro oggetto sotto test. Ad esempio, se vogliamo vedere un attenuatore in RF meno 20 dB se funziona in maniera piatta su tutta la banda, basta inserirlo nella catena tracking generation RF input e lanciare la scansione. Torniamo nella modalità Spectrum Analyzer. Tramite il bottone System si accede al menu principale dello strumento, in cui possiamo impostare data orario, le impostazioni sul display come luminosità, contrasto e via dicendo, e eseguire anche il self test dello strumento. Il self test è utile per vedere se lo strumento funziona correttamente. Ad esempio nello screen test, se spingiamo il bottone preset, viene cambiato il colore del background per vedere che appunto sia pilotato correttamente il display. Il key test viene mostrato una mappa di tasti e se andiamo a premere i vari tasti vediamo se effettivamente i tasti sono funzionanti. Nel bottone interface possiamo decidere se collegare lo strumento tramite LAN o interfaccia GPIB.
Infatti questo strumento lo possiamo collegare al PC e utilizzare un software che gira sul PC per acquisire le misure. Nel menu System Info abbiamo lo stato del nostro analizzatore di spettro, quindi modello, serial number e le opzioni disponibili. Come vedete, il tracking generator è permanente, quindi è un'opzione che è abilitata di default. Viceversa, gli altri pacchetti software come l'EMI, la MK e RFL hanno una validità di 48 ore e ci dice anche quanto tempo residuo ci manca. Con il bottone display andiamo a selezionare ad esempio la luminosità. Tramite le knob possiamo decidere ad esempio l'intensità della griglia. Stessa cosa per il testo e le altre funzioni. Per ogni funzione è anche disponibile un help in linea tramite il bottone di help che ci permette di andare a scegliere per esempio l'help di una funzione. In questo caso ad esempio ho spinto marker e ci dice come i marker vengono gestiti. Sui setting possiamo andare a scegliere ad esempio trace e qua possiamo decidere il livello di persistenza delle nostre rappresentazioni sull'analizzatore di spettro. C'è la possibilità di agire manualmente anche sullo sweep tramite questo bottone. Ad esempio posso impostare uno sweep time in manuale, ad esempio un secondo, vado a impostarlo, vedete che è stata aggiornata con il valore che ho forzato manualmente. A livello di funzioni avanzate, la demodulazione può essere eseguita in AM per esempio o in FM. Qua se andassi a collegare un'antenna capace di captare le frequenze FM potrei sentire direttamente in audio le portanti demodulate, proprio come un ricevitore radio FM. Per quanto riguarda le misure di potenza, posso tramite il menu misura andare a selezionare lo Spectrum Monitor. Mi viene rappresentato un waterfall, quindi un grafico colorato, che mi va a indicare in frequenza quali sono i picchi delle mie portanti. Questo è molto utile se si vuole analizzare lo spettro nel tempo. Quindi vedete che questa scala graduata in colore mi permette di vedere, in questo caso, la frequenza fondamentale e le armoniche della mia onda quadra. Sempre nelle misure di potenza ho la possibilità di andare a scegliere delle finestrature per andare a stabilire qual è la potenza spettrale all'interno di una certa finestra. Con questo tasto Occupied Bandwidth ho addirittura la selezione automatica della banda da parte dello strumento. Per quanto riguarda il lato posteriore abbiamo connettore per la 220 V, in realtà vediamo che accetta tensioni da 100 a 240 V con frequenze anche oltre che il 50 e il 60 Hz, addirittura il 400 Hz. Abbiamo il buco per il cavo Kensington per poterlo assicurare. USB device, quindi da qui si può collegare il cavo per connetterlo al PC e utilizzare il software sul PC. La porta LAN, riferimento di ingresso e di uscita 10 MHz e anche la modalità di trigger in, se avessimo un generatore di trigger esterno. Con questo termina la recensione sul nostro Siglent SSA3032. Analizzatore di spettro fino a 3.2 GHz, secondo me strumento indispensabile per chi lavora nel campo delle RF e delle certificazioni elettromagnetiche. Come al solito, se il video vi è piaciuto o vi è stato utile, un bel pollice in su, io vi saluto, ciao e alla prossima! We'll be right back.